Questo emendamento è per dare concreta attuazione all'atto di indirizzo che abbiamo approvato all'unanimità dei votanti nella seduta del 10 marzo 2015, sempre legata alla legge numero 1 dei tagli ai costi della politica, con uno stanziamento pari a zero, perché in commissione c'è stato bocciato, perché noi spostavamo delle risorse che ci hanno detto non era uno spostamento lecito, però chiediamo, però, visto che in quella sede abbiamo detto creiamo un fondo per il microcredito, per l'avvio delle imprese, per il reinserimento al lavoro, per la legalità e la qualità del lavoro, però questo bilancio non prende atto di quell'ordine del giorno che abbiamo approvato. Quindi chiediamo che questo bilancio, che in sede di questo bilancio prendiamo atto di quella decisione presa all'unanimità e creiamo perlomeno il capitolo, che al momento lasciamo a zero, dopodiché nel bilancio di assestamento con i tecnici vedremo come andarlo a riempire. Inoltre, nei vari commi chiediamo che ci sia possibilità di fare donazioni da parte di terzi per questo fondo, chiediamo che la Giunta predisponga un regolamento per l'utilizzo di questi fondi, perché altrimenti se bocciamo questo emendamento vuol dire che ci rimangiamo quell'ordine del giorno, perché non diamo attuazione a quell'ordine del giorno che abbiamo approvato all'unanimità. Dalle parole ai fatti, hashtag. Grazie.